Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina e amici di Rete 8. Anche oggi vi saluto in compagnia del mio grande amico, nonché grande chef, Marco Caldora. Ben rivisti anche oggi, ben rivisti anche oggi. Allora, chef, il piatto di oggi è un piatto che ha una grande storia. Ha una grande storia, è un piatto che io dico sempre anche ai clienti del ristorante, sia io che Luca, diciamo sempre, un piatto un po' cafonetto. Però è un po' rustico, ecco, dai. Per cafonetto non vuol dire che... Significa che è ricco di carattere, ricco di storia. È così, punto e basta. Non esiste. Se lo Quindi voglio... cafonetto in questo senso, cioè a quel punto di vista. Che non puoi cambiare. Nel senso, è fatto così, no, ma non mi ci metta l'aglio. No, allora faccio una cosa. Prendo un'altra cosa. Questo piatto e cuci, punto e basta. E cuci, detto proprio in abruzzese. Che meraviglia, chef, che meraviglia. E lo possiamo dire, è un piatto che hai presentato alla più grande kermesse italiana, dedicata ad un prodotto che rappresenta l'Italia, rappresenta ovviamente l'Abruzzo, che è il Vinitaly. Il Vinitaly, sì. Qualità Abruzzo è stata, ci ha fatto piacere che Qualità Abruzzo, il nostro consorzio, dove tanti colleghi fanno questa trasmissione assieme a noi, ha avuto, come si dice, l'onore di rappresentare l'Abruzzo nel ristorante Abruzzo, appunto nel Vinitaly. Ci siamo divisi i giorni del Vinitaly, perché tutti e quattro i giorni non potevamo coprirle solo una persona. E tu hai portato questo piatto. E la domenica, il giorno dell'inaugurazione, io ho fatto un primo insieme ai miei colleghi, insieme a Concezio, che conosciamo tutti e salutiamo, insieme a Raffaele Trilli, insieme a Peppino Tinari, e la domenica abbiamo fatto, io ho fatto il primo e ho fatto questo piatto. Bene, chef. Ed è stato un successone. Beh, è un successo qui, immagino. Poi devo dire che per chi non conosce l'Abruzzo, questo piatto ci rappresenta tanto. E poi ci ritiamo la fusione perfetta tra prodotti della terra e prodotti del mare. Quindi insomma, e infatti c'è il tutto. Il tema da domenica era Maiella Adriatico. Quindi, infatti abbiamo Concezio di Gizzi, della Corniola di Pesco Costanzo, Peppino Tinari di Villa Maiella di Guardia Grele, noi sulla costa di Trabocchi, Raffaele Roccaraso, quindi comunque abbiamo coniugato, abbiamo sposato un territorio insieme, lo avete rappresentato proprio nelle sue particolarità, nelle sue specialità, soprattutto per chi non lo conosce, insomma è giusto che diate il massimo, perché insomma io credo che l'Abruzzo merita veramente tanto, abbiamo raggiunto un grande livello anche grazie a voi. Ma veniamo alla ricetta, allora di che cosa abbiamo bisogno? La ricetta è facilissima, abbiamo bisogno semplicemente qua abbiamo degli scampi e ce li siamo rigorosamente sgusciati. Sì, perché questo piatto va azzannato e non dobbiamo stare a giocare con... Non ci dobbiamo sporcare, dobbiamo assaporarlo. Quindi abbiamo scampi sgusciati, poi abbiamo le cime di rapa sbollentate, il peperone dolce di Altino, questo appena appena scottato in olio bollente, quindi viene croccante. E cioè abbiamo la chitarra, la pasta alla chitarra, che è comunque pasta fresca all'uovo, che è tutta abruzzese, e abbiamo fatto questo connubio. Quindi veloce. Sì. Allora iniziamo, chef. Perfetto. Vabbè, allora, non poteva mancare l'aglio rosso di Sulmona. L'aglio rosso di Sulmona assolutamente non poteva mancare. Non può mai mancare in generale in cucina, no, è no, un prodotto non può meraviglioso. Mancare. Mettiamo un filo abbondante di olio. E lo facciamo partire a tutto gas. Ci prendiamo uno spicchietto d'aglio che lasciamo trinciato però grossolanamente. Perfetto. E lo facciamo soffriggere. E mettiamo in padella. Comincia a soffriggere l'aglio, ci prendiamo le cimette di rapa. Queste le abbiamo sbollentate, sono già sbollentate, e poi noi chef, ma anche a casa, ormai l'abbiamo imparato tutti, andiamo semplicemente a raffreddare con un po' di acqua e ghiaccio, semplicemente per mantenere questo bel colore verde, perché è brutto vedere poi una verdura che diventa marrone. Però devo anche dire una cosa, ma questa è una mia impressione, però non so se è giusta. Se non stracuociamo la verdura, difficilmente cambia colore anche senza acqua e ghiaccio. Se la usiamo subito, tipo sbollentate e buttate in padella, va benissimo. Ok, se invece aspettiamo Se invece dobbiamo assemblare, è sempre meglio fare questo passaggio. Tanto un po' di acqua e ghiaccio l'abbiamo tutti a casa, quindi veramente. Ecco qua. Quindi facciamo saltare le nostre rape con... Le rape, sì, hanno assorbito olio, quindi riaggiungiamo olio adesso. Ok, qui l'olio ci va.
Quindi abbiamo aggiunto un altro po' d'olio, perché comunque stavamo dicendo è un piatto dove l'olio deve essere presente, insomma. Assolutamente, assolutamente. Prendiamo gli scampi. Poi è un piatto veramente velocissimo. Ah, sì, 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 è velocissimo perché, ripeto, non abbiamo cotture lunghe, sì, cotture veloci, anche perché in questi casi non serve. Tipo non gli serve. Scampi, questi devono... Ah, no, potremmo anche quasi spegnere, cioè proprio sì, deve sì, essere... Perfetto. E comincia un attimino a... gli scampi ad arrossire perché si scottano. Abbinamento pazzesco questo chef, ma questo è uno dei tuoi piatti forti, devo dire che nel tuo menù non manca mai questo piatto. Goccino d'acqua, perché il pesce ha bisogno di acqua, ha bisogno di acqua dal mare, dall'acqua viene dal mare alla padella, l'acqua non deve mai mancare. Sì, sì, sì. Ecco qua, portiamo avanti questa base di cottura in questa maniera. Sì. Pizzico di sale. Tu immagina, Jennifer, la rapetta, che il gusto della rapa, sai, un sì, po' amarognola, un sì, po'... Sì, io adoro le rape. Cucini. Lo scampo che è dolce, quindi sì, si contrastano. Poi l'intensità i poli negativi si attraggono, sì, quindi... Cioè, negativi, negativi, dice così. Ecco così, perché dice? Tu e tuo fratello vi prendete poco, siete uguali. Oddio, oddio, povera me. Ecco qua. E qua ci siamo. A sto punto, sì, facciamo così. Mi sposto i scampi. Noi giustamente qua la chitarrina l'abbiamo già cotta, Jennifer. Beh sì. I nostri tempi purtroppo sono questi, però noi ci organizziamo e riusciamo a fare tutto in real time. Mettiamo un ciuffetto di pasta. E cominciamo a far mantecare la pasta. La tiriamo sempre un po' più al dente, sì, la pasta, appunto perché ci serve da far amalgamare. Bene. Da far amalgamare al condimento. Al condimento, certo. Finisce la cottura appunto in padella. Sai che bello questo piatto, chef. Bellissimo. Non dobbiamo aggiungere altro? No. Dobbiamo aggiungere il peperone adesso. Ah, ok. Ok. Facciamo così amalgamare. Allora qua, sì, faccio vedere. Abbiamo messo acqua, sì, farina e polvere di peperone dolce di Altino. Se non sbaglio però trovate, non so se è giusto quello che dico, ma comunque lo trovate a fine puntata, un cucchiaio di farina o un cucchiaio di polvere di peperone e 100 ml d'acqua. Sì, 100 grammi d'acqua. 100 sì, grammi, sì, sì. È meglio la stessa cosa. Comunque se sì, controllate sempre a fine questo puntata. Questo perché? Perché la polvere di peperone fa come tutte le spezie, tipo lo zafferano, sì, cioè non va cotta, perché quando andiamo a cuocere, a soffriggere, brucia. E cambia sapore? No, conferisce amaro col bruciato, non conferisce profumi. Okay. Quindi in questo caso noi che facciamo? L'abbiamo diluito con acqua e farina, sì, quindi abbiamo tutto il sapore. E andiamo ad aggiungere adesso, oh, che bello, andiamo ad aggiungere alla pasta. Che bello! Che in questo caso non soffrigge, quindi non brucia. Sì, anche perché abbiamo comunque ancora parecchio liquido, la sì, pasta sì, è ancora sì, ben sì, idratata, quindi comunque non abbiamo questo rischio. Ecco qua. E abbiamo tutta la freschezza del peperone, abbiamo tutta la... Mazza che bello! Però c'è la variante qui, perché io ero abituata ai tuoi maccheroni al ferro, sì, che si fanno con gli stessi ingredienti però in maniera un po' diversa. Sì, qui sì, hai aggiunto... Sì, perché quel tipo di pasta di macconcino al ferro, che è un fusillo abruzzese che si fa appunto con il ferro, acqua sì, e farina sempre, là non c'è bisogno di perché amalgama da solo. Mazza che meraviglia, questa, chef, essendo una pasta fantastica, lunga, essendo una chitarra, dobbiamo creare una certo, salsa che lega un po' di più. Una salsa che lega un po' di più. Perfetto. Praticamente ci siamo. Praticamente ci siamo. Perfetto. Adesso possiamo impiattare. Sì. Quindi ci accingiamo ad impiattare questa meraviglia che ha rappresentato perfettamente l'Abruzzo al Vin Italy. E devo dire che i motivi per cui rappresenta perfettamente l'Abruzzo sono sotto gli occhi di tutti in questo momento. Non c'è bisogno di spiegare o di aggiungere altro. Che meraviglia questo piatto, chef. Una meraviglia. Facile, buono, rifacibile a casa, abruzzese. C'è il mare, c'è la campagna, c'è tutto. È un territorio completo. No, noi non ci rendiamo conto, perché poi è sempre così, io lo dico. Lo dico sempre e lo dico a malincuore, ci si abitua troppo al bello.
Anche l'impiattamento, bellissimo, cioè rustico, semplice, vero. Cioè, guardate che meraviglia. Ed eccolo qua. Voilà. Il piatto è pronto, bello fumante, fumante, cremoso, cremoso. E mangiatelo subito. E rifatelo a casa. Grazie, chef. Grazie a voi e seguiteci sempre su Rete 8. A domani. I chiodi di garofano hanno delle proprietà antisettiche e anestetizzano localmente. In più stimolano la circolazione e aiutano anche a stimolare la mente.